Bene, procediamo ora con la sistemazione esterna dal lato dell'ingresso delle nostre abitazioni. Nella lezione precedente abbiamo visto un pochino la sistemazione, eccola qui, della parte retrostante, quindi del giardino. Abbiamo costruito muretti, siepe, muri di contenimento e quant'altro. Allora, veniamo invece dalla parte dell'ingresso, vediamo quali sono le problematiche che dobbiamo risolvere. Allora, qui ci sarà sicuramente un percorso di accesso alle varie abitazioni, percorso pedonale perché poi c'è la parte del garage che è sottoterra. Quindi, prima cosa che dovremo fare è realizzare qui una scala che possa unire questi due piani che hanno 1 metro di dislivello. Dopodiché realizzeremo delle piccole pertinenze di ogni abitazione con dei muretti di separazione tra un appartamento e l'altro, e sul fronte, diciamo così, della strada pedonale disegneremo un cancellino d'ingresso e un'inferriata, una ringhiera. Adesso, nel fare tutte queste operazioni, utilizzeremo tutti gli elementi standard della libreria di Archicad, però chiaramente questo può essere estremamente personalizzabile, o scaricando oggetti da internet oppure costruendoli propri. Allora, iniziamo a vedere questo discorso del dislivello. Ci posizioniamo sulla pianta del piano terra. Ora, noi abbiamo questa mesh che, diciamo così, nel disegnare ci dà un pochino fastidio. Allora, la possiamo selezionare, andare sulle proprietà della nostra mesh e dirgli di non utilizzare retini coprenti. Eccolo qua, basta togliere il segno di spunto, poi in qualsiasi momento questo può essere ulteriormente fatto. Ricordo che le mesh che abbiamo realizzato sono due, per cui con il tasto Tab andiamo all'altra mesh e facciamo la stessa operazione. E nella pianta e sezione togliamo i retini coprenti. Allora, quindi avremo tolto tutti questi puntini, diciamo così, che ci rendono un pochino più difficoltosa la nostra lavorare in pianta. Bene, adesso qui andiamo a realizzare la scala, quindi prendiamo lo strumento scala. Allora, la scala possiamo, innanzitutto la scala partirà dal piano terra, perché il piano terra è quello giusto, che è quello delle tre case più basse, e sarà una scala non collegata e dovrà superare un dislivello di 1 metro. Eccolo qua. E possiamo lasciare le impostazioni standard senza nessun problema. La larghezza della scala facciamola almeno di 2,10 m. Adesso la posizioniamo in un punto, diciamo, qualsiasi, ok? Dopodiché la selezioniamo e la muoviamo nel punto di arrivo. Adesso andiamo nel 3D, eccolo qua, e qui ci dovrà comparire la nostra scala di collegamento. Ecco, possiamo lavorare anche sui vari gradini, possiamo anche, per esempio, impostare che l'arrivo della nostra scala sarà un arrivo fatto nell'altro modo. Vediamo di trovare dove è questa impostazione. Arrivi, questi vanno tutti bene. Finisci con la pedata, eccolo qua, finisci con alzata. Ok, finisci con alzata. Eccolo qua, però anche questo non va bene perché l'alzata finale non è giusta, quindi finiamo con la pedata come era prima. Quindi andiamo qui e in questa opzione, che è la stessa di prima, finiamo con una pedata. Inizia con un'alzata, questo va bene. Ok. Vabbè, il gradino finale sporgerà dal solaio, ma questo non è problema. Bene, adesso fatto questo, qui dovremo realizzare, praticamente, riposizioniamoci al piano terra, dei muretti che separano fino alla lunghezza della scala. Per cui conviene prendere questa misura che va da questo punto a quest'altro, che è una misura di 4,26. A questo punto prendiamo un strumento muro, possiamo fare un muro sottile da 10 cm, ok? E possiamo partire vabbè, non lo facciamo da 4,26, ci regoliamo direttamente perché c'è il pilastro in mezzo, per cui partiamo dal punto medio. Eccolo qua, scegliamo come faccia il centro e arriviamo fino al punto del finale della scala. Eccolo qua. Ok, facciamo la stessa cosa dietro, quindi partiamo da questo punto centrale, quindi non c'è bisogno di prendere nessuna misura e arriviamo qui. Andiamo a vedere in 3D che cosa abbiamo fatto.
Eccolo qua, e questo va bene. Allora, questa stessa operazione la dovremo fare nella separazione tra la prima e la seconda casa. Rimane che nella casa della testata non facciamo separazioni perché vedremo poi di fare una sistemazione differente. Dobbiamo realizzare un muretto, però ovviamente anche a contenimento di questa scala, per cui andiamo sempre sul piano terra. Clicchiamo in questo punto. Il muro che noi ci serve questa volta è faccia interna. E arriviamo fino qui. Ok, andiamo in 3D e vediamo se abbiamo fatto tutto in modo corretto. No, perché questo muro è troppo alto. Sempre bene controllare in 3D perché abbiamo cliccato sul punto iniziale che ha preso questo punto a quota più 1 metro. Risolviamo facilmente abbassando questo muro a quota 0. Il problema è risolto. Adesso copiamo il muro da quest'altra parte, quindi andiamo sul piano terra e possiamo selezionare questo muro, selezionare anche l'altro muro, edita, muovi una copia. Prendiamo un punto certo come base, che ne so, questo pilastro, e lo portiamo di qua. Controlliamo sempre in 3D e questo è, diciamo, fatto bene. Ok, a questo punto possiamo fare la stessa operazione al piano sopra. Allora, ci posizioniamo sul piano terra. Possiamo questa volta utilizzare il comando della gravità che abbiamo visto precedentemente. Dobbiamo prima prendere lo strumento muro, gravità su solaio e partiamo da qui a faccia centrale, a qui. Ok, vediamo se abbiamo fatto bene, ok, giusto. Possiamo fare la stessa cosa da quest'altra parte. Ora, in questo caso, come potete notare, possiamo anche spostare invece che dalla faccia centrale sullo spigolo esterno, perché rimarrebbe uno spazio che non serve a nulla. Quindi partiamo da qui e lo mettiamo qui. Ok, facciamo la stessa cosa da quest'altra parte. Quindi prendiamo sempre un muro, partiamo da questo punto, scegliamo invece del centro la faccia esterna e arriviamo fino a qui. Diamo ok, andiamo a vedere sempre in 3D. Benissimo, questo è diciamo corretto. Sempre sul piano terra facciamo la stessa operazione agli altri piani. Qui attiviamo la gravità sul solaio che già è attiva, prendiamo lo strumento muro, partiamo dal punto centrale, faccia centrale e arriviamo fino a qui. Ok, poi facciamo la stessa cosa, muro, partiamo dal punto centrale e arriviamo, ecco, prendiamo come riferimento questo punto, quando ci esce la linea di intersezione ci fermiamo qui e clicchiamo su ok. E a questo punto selezioniamo questi due muretti che abbiamo appena disegnato, comando edita, muovi una copia, prendiamo un punto certo come base che può essere sempre questo pilastro e lo portiamo di qua. Andiamo in 3D per vedere se abbiamo fatto bene e questo è tutto corretto. Adesso proviamo a inserire un cancello e poi dopo il cancello disegneremo le ringhiere, una ringhiera di separazione. Ci posizioniamo sul piano terra. Partiamo da quello più basso, che è questo. Allora, dobbiamo andare sullo strumento oggetto del design, andiamo sulla libreria e possiamo anche fare una ricerca. Per cancello dovrebbero venire una serie di cancelli. Adesso questi sono i cancelli standard. Questo pedonale in realtà è un po' bruttino. Possiamo provare a mettere questo cancello qui, che in realtà è molto grande, però poi dopo lo ridimensioniamo. Lo prendiamo, chiaramente non essendo un cancello della libreria, ma un cancello che è reperito su internet, dobbiamo autorizzare il download per incorporare questo oggetto all'interno della nostra libreria. E quindi abbiamo messo questo cancello, messo chiaramente male. Per regolarci su quello che abbiamo fatto, vedete, c'è un cancello di questa portata. Allora, per prima cosa lo selezioniamo e gli diciamo che questo cancello dovrà essere largo, io direi 1,20 m e alto, che ne so, 1 m, altezza è questa, 1,50 m.
Quindi questo è ridimensionato in questo modo, quindi già diventa una cosa accettabile. Mi riposiziono sul piano terra e questo cancello adesso lo vado a spostare da qui a qui. Vado in 3D e vediamo se questa cosa può essere, ecco qui, può essere una cosa, diciamo così, corretta. Ripeto, questo non è il cancello migliore da poter mettere in questa situazione, però abbiamo visto come si inserisce, poi dopo potremo personalizzarlo oppure scegliere un oggetto da internet differente. Bene, fatto questo cancello adesso lo dobbiamo copiare. Quindi lo selezioniamo e ingrandiamo per selezionarlo in modo da essere certi di prendere il cancello, eccolo qua, e poi col solito comando edita, muovi una copia, prendiamo questo come punto base e questo come punto finale. Andiamo in 3D, eccolo qua, facciamo la stessa operazione sopra. Allora, proviamo a farla in tre dimensioni, selezioniamo il cancello, edita, muovi una copia, partiamo da questo punto e lo andiamo a mettere, ingrandiamo un po' su questo punto, eccolo qua. Bene, poi facciamo un'altra volta, edita, muovi, potremmo fare anche una copia multipla, muovi una copia, partiamo da questo punto, vedete, le stesse operazioni si possono fare in due dimensioni o anche in tre. Qui, poi dopo vediamo se l'abbiamo posizionato bene, anzi andiamo in pianta per essere certi di quello che abbiamo fatto, perché probabilmente sì, ecco, vedete, non siamo stati precisi, per cui lo spostiamo al punto giusto e spostiamo al punto giusto anche l'altro. Quindi possiamo tranquillamente passare dalla vista 2D alla vista 3D a seconda di quello che dobbiamo fare. A questo punto lo riselezioniamo, edita, muovi una copia, punto base e punto finale. Andiamo in 3D. E abbiamo posizionato tutti i cancelli. Ora, nell'ultima casa abbiamo posizionato il cancello, nella prima diciamo ancora no, però potremmo anche metterlo e poi dopo lavorare con le testate. Adesso per completare possiamo qui mettere un'inferriata. Adesso per mettere un'inferriata possiamo utilizzare il comando dei parapetti. Quindi prendiamo, ci posizioniamo sempre sulla prima casa utile, che è questa. Prendiamo il comando parapetto, eccolo qua, e diciamo di fare un parapetto da questo punto a questo. Ok, adesso abbiamo utilizzato il parapetto standard. Andiamo a vedere che cosa è successo in 3D. Eccolo qua, vedete, c'è una sorta di ringhiera. Adesso questa la possiamo, selezioniamo il nostro corrimano, eccolo qua. Andiamo nelle proprietà e vediamo che cosa modificare. Allora, innanzitutto, ecco, questo qui, che è il corrimano, che è tipico delle scale, a noi non serve, quindi lo andiamo a togliere. Andiamo a vedere subito, ecco, in pianta già questo è avvenuto, andiamo a vedere in 3D, questa traversa dietro, infatti, ecco, vedete, è sparita. In questo modo, diciamo, ci saremmo. L'unica cosa che vogliamo ulteriormente modificare sono queste sporgenze che sono dentro il cancello e dentro il muro, per cui lo possiamo fare anche in 3D. Selezioniamo il nostro corrimano, andiamo sulle proprietà. Tra le proprietà c'è la proprietà estremità. Qui all'estremità gli dobbiamo dire che l'estremità è 0 e che componente estrema dell'estremità deve essere nulla. In realtà ci sarebbe anche la possibilità di mettere alcune cose, però possiamo mettiamo tranquillamente nulla. Ok, ecco, e questo vedete è rientrato. Se adesso andiamo in pianta, anche in pianta il corrimano è disegnato correttamente. Un'ultima cosa che possiamo fare è selezionarlo e andare sempre nelle proprietà, e qui c'è nel parapetto, rispetto alla linea guida, c'è, vedete, un riferimento di 0,5. Mettiamo un riferimento pari a 0, no, mettiamo un riferimento pari a 0 e poi lo andiamo a posizionare nel punto medio, eccolo qui. Vabbè, mettiamolo così, nel punto esterno, in questo modo. Andiamo in 3D e vediamo se l'operazione è corretta. Sì, mi sembra di sì. Bene, a questo punto
facciamo la stessa operazione in tutte le altre ringhiere. Possiamo fare tranquillamente in questo modo, guardate, andiamo al piano terra, ok? Qui questa ringhiera, diciamo così, questo corrimano è più lungo dell'altro perché qui ci sono le scale. Allora prendiamo il nostro corrimano, gli diciamo che il corrimano deve partire da questo punto e deve arrivare a quest'altro. Ok, adesso vedete, ha messo un corrimano tutto diverso dall'altro. Possiamo utilizzare questi due pulsanti che sono preleva parametri e trasferisci parametri. Preleviamo i parametri di questo e li trasferiamo su quest'altro. Vedete, automaticamente viene posizionato in modo corretto. Poi magari lo aggiustiamo successivamente nel punto che a noi fa più comodo, quindi questo punto qui. Andiamo in 3D e anche in questo caso vedete la ringhiera o parapetto che sia, per adesso va bene. Ripeto, non è la soluzione migliore, però tutto sommato è abbastanza, diciamo così, accettabile come cancelletto e ingresso dei vari appartamenti. Qui anche in questa scala, mi accorgo adesso, dovremmo modificare le finiture della pedata e dell'alzata. Visualizzazione pianta, cioè dobbiamo mettere un materiale differente. Questo va bene, la rampa è monolitica, eccolo qua, cemento strutturale. Andiamo a vedere prima che materiale abbiamo messo qui. Su questo solaio abbiamo messo un materiale che è piastrelle marrone chiaro e qui possiamo fare la stessa cosa. Selezioniamo questa scala e mettiamo no, cemento strutturale, mettiamo generico strutturale. E la superficie mettiamo piastrelle marrone chiaro, eccolo qua. Mettiamole su tutti i materiali, che forse è meglio. Piastrelle colore chiaro, le leghiamo tra di loro e facciamo ok, e il materiale viene così modificato. Anche qui al lato, che forse è un pochino meno bello. Selezioniamolo, torniamo indietro. Tutte le volte che commettiamo qualche errore è sempre bene cambiare. Qui togliamo il materiale, togliamo, togliamo e togliamo. Piastrelle marrone chiaro, però il problema è che allora, qui è ritornato corretto, qui bisognerà fare una piccola modifica. Andiamo a vedere come modificare la finitura sopra del ripiano. Ripiano monolitico, piastrelle marrone chiaro, finitura della pedata, vediamo, ecco qui la pedata ha il legname, invece dobbiamo mettere piastrelle pavimento, eccolo qua. Adesso un pavimento un pochino differente, poi troveremo il modo di mettere lo stesso tipo di pavimento oppure possiamo mettere proprio un elemento differente. Ora, mancherebbe da mettere qui il cancello e la nostra inferriata. Possiamo anche provvisoriamente metterlo, sapendo che poi questo qui deve essere completo. Torniamo quindi alla visualizzazione in pianta. Eccoci qua, selezioniamo il nostro cancello, selezioniamo la nostra ringhiera e col solito comando facciamo edita, muovi, muovi una copia. Prendiamo un punto certo che è questo e un punto finale che è quest'altro. Torniamo nella vista 3D e qui ci sarà il nostro cancello da completare, come dicevo, per la parte retrostante. Ora facciamo la stessa operazione qui al livello più alto. Quindi ci posizioniamo ancora in pianta, andiamo sul livello più alto. Importante è che quando noi andiamo a posizionare lo strumento parapetto ci sia edita gravità sul solaio. Partiamo da questo punto e andiamo a finire in questo qui. Clicchiamo su ok e lo spostiamo come abbiamo fatto precedentemente. E eccoci qua, e quindi andiamo a selezionare la nostra ringhiera e da questo punto lo portiamo qui. Andiamo a vedere in 3D se abbiamo operato correttamente. Eccolo qua, la ringhiera è correttamente posizionata. Facciamo la stessa operazione dalle altre due parti. Anche in questo caso possiamo
tranquillamente, visto che le dimensioni sono le stesse, muovere una copia. Quindi edita, muovi, possiamo fare anche muovi copie multiple da questo punto a questo punto e a questo punto. Tasto destro e confermiamo. Andiamo a vedere in 3D. E questo è tutto quanto posizionato correttamente. Quindi diciamo che abbiamo sistemato la parte d'ingresso con queste scale, poi c'è qualche finitura ancora da fare e soprattutto c'è da completare le testate dei due edifici. Le completeremo semplicemente allargando, diciamo così, il giardino di queste case, in modo che la fronte sul percorso pedonale e il fronte sul giardino dietro possano essere in comunicazione con un'ulteriore parte di giardino.